Licheri, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente. Presidente Draghi, voglio subito rassicurare lei e i presenti che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di una convenienza elettorale faccia cadere un governo. Qualunque cosa possa accadere. Perché siamo fatti così. Siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di responsabilità, di assoluta responsabilità. Abbiamo sempre tenuto una posizione chiara, una posizione lineare, una posizione sincera. Chi le parla, per ironia della sorte, era capogruppo quando lei venne la prima volta qui in aula a chiedere la fiducia. Noi sappiamo che lei ha buona memoria. Lei ricorderà che mentre tutti si spellavano le mani salutando il re taumaturgo, io le dissi: non consideri mai la nostra fiducia incondizionata, una fiducia in bianco. Faccia attenzione perché noi entriamo nel suo governo se possiamo continuare a difendere i frutti del nostro lavoro. Se possiamo continuare a garantire che le misure europee possano restare dentro il paese Italia, se possiamo garantire che le ideologie politiche non travolgano il significato sociale ed etico di quelle leggi che noi abbiamo portato in Italia. Però io ero presente anche durante le consultazioni e so bene che questo governo è nato ed aveva due obiettivi, quello di superare l'acme dell'epidemia e quello di mettere a terra il PNRR. Purtroppo però la realtà, Presidente, oggi ci consegna uno scenario diverso. Oggi INPS e Istat ci offrono un quadro che è terribile, cioè il quadro di un paese che è sull'orlo del baratro. E non possiamo non chiederle un cambio di passo, non possiamo non osservare come davanti a questa emergenza di cui lei stesso ha parlato stamattina, occorrono delle azioni concrete, occorrono delle misure concrete. Davanti a quelle 40.000 aziende che in questo momento non possono pagare gli stipendi dei dipendenti perché è stata bloccata loro la cessione dei crediti fiscali, cosa rispondiamo oggi? Non possiamo oggi dire quello che lei dice. Affronteremo il problema del superbonus con un tavolo. Perché qui noi non siamo professionisti di professione, se non siamo politici di professione, ma sappiamo che quando non si ha molto chiaro l'idea di una cosa si dice apriamo un tavolo, affronteremo la questione. Ma quelli stanno aspettando di capire se per lei il problema è la cessione dei crediti fiscali. Qui stiamo cercando di capire se il superbonus lo si frena perché è una misura del 5 Stelle. Questo stiamo cercando di capire, senza accampare presunte frodi dell'1% o altro. Stiamo cercando di capire se i complimenti che ci ha fatto la Commissione europea sono complimenti sinceri e se è questa la strada che noi dobbiamo percorrere per inseguire i moltiplicatori economici, come Nomisma ha detto solo 4 giorni fa. E allora noi ci chiediamo, Presidente, lei sarà davvero capace di essere il garante di questo governo di unità nazionale, sentendo le voci che ha appena sentito del capogruppo della Lega, del capogruppo di Forza Italia? Come farà lei a
a spiegare loro che la transizione ecologica non è uno slogan. La transizione ecologica significa nuovi modelli economici, nuovi modelli aziendali, significa un futuro fatto di prosperità, perché è nella transizione ecologica che ci sono i nuovi posti di lavoro. E non possiamo prendere a pretesto la crisi, la guerra ucraina, per tornare a guardare al carbone, per tornare a pensare ad investimenti dei giacimenti fossili nei nostri fondali marini. Non lo possiamo fare, perché abbiamo parlato chiaro ai nostri giovani, noi abbiamo parlato chiaro ai nostri giovani. E se qualcuno pensa che per noi la transizione ecologica è solo un esercizio di retorica lessicale, non ha capito nulla del Movimento 5 Stelle. Non ha capito nulla. E quando è arrivato nel tavolo del Consiglio dei Ministri quella norma sull'inceneritore di Roma, lei lo avrebbe dovuto capire. Lei lo avrebbe dovuto capire nel momento in cui i nostri ministri si sono alzati, nel momento in cui lei ci ha negato addirittura l'inciso in linea con le principali direttive europee del settore. Allora, come possiamo mettere insieme un governo di unità nazionale che deve affrontare delle sfide terribili? Quest'autunno, Presidente, il 20% delle famiglie italiane dovrà scegliere se mangiare, se pagare l'affitto o se riscaldarsi, perché tutte e tre le cose non le potrà fare. E noi abbiamo sentito molte dichiarazioni di intenzione da parte sua, ma siamo al 14 di luglio. Siamo al 14 di luglio e INPS e Istat solo l'8 di luglio ci hanno offerto una fotografia che è veramente preoccupante. L'Istat ci ha detto che il reddito di cittadinanza ha sviluppato una forza determinante nel contrasto alla povertà, grazie, salvando 500.000 famiglie. Ma addirittura Istat ci dice che in questo momento ci sono 4 milioni di lavoratori che percepiscono meno di 12.000 euro annui. Cioè sono 4 milioni di lavoratori che hanno un regolare contratto e nonostante questo non riescono a superare la soglia della povertà. Presidente, dal suo discorso noi abbiamo capito che non abbiamo ancora una risposta, perché c'è qualcuno completamente disancorato dalla realtà che pensa che basti solo sollevare il livello di occupazione per risolvere la questione sociale. Perché in questo governo c'è qualcuno che invece il reddito di cittadinanza lo vorrebbe proprio togliere del tutto. Come si fa a rendere compatibile questa unità nazionale quando si dice che il reddito di cittadinanza è diventata la colpa, la causa di tutti i mali del mercato del lavoro italiano? Non ci sono stagionali? È colpa del reddito di cittadinanza. Ma uno naturalmente pensa, attenzione, ma anche in Francia c'è il reddito di cittadinanza, c'è anche in Germania. Com'è che in Francia e Germania non ci sono problemi di stagionali? Se un giovane pretende di essere pagato dignitosamente, come sancisce la nostra Costituzione, è colpa del Movimento 5 Stelle che ha introdotto il reddito di cittadinanza. Noi siamo sotto attacco, Presidente, non stamattina. Quello che è stato detto stamattina nei nostri confronti non è nulla rispetto a quello che abbiamo dovuto subire semplicemente perché... perché siamo l'unica forza politica che si sta interrogando seriamente su questa crisi.
siamo l'unica forza politica che sta interrogando il governo, che sta incalzando il governo. Ma non chiediamo poltrone come ha fatto Romeo della Lega. Non chiediamo rimpasti, no, chiediamo solo di poter dare risposte ai nostri cittadini, cercando di capire che cosa è destra in questo momento e che cosa di sinistra, cercando di capirlo. L'intervento di Italia Viva l'avrebbe potuto scrivere tranquillamente Forza Italia. L'intervento della Lega lo avrebbe potuto tranquillamente scrivere Italia Viva. E allora, quando noi poniamo il problema di quale sia il punto di congiunzione tra transizione ecologica e giustizia sociale, qui ci sono delle forze politiche che non se lo mettono il problema, perché non riconoscono né l'una e non riconoscono l'altra. Noi, Presidente, non le abbiamo mai fatto mancare la nostra lealtà. Non le abbiamo mai fatto mancare la nostra lealtà, ma siamo contenti della centralizzazione del Parlamento, di come abbiamo parlamentarizzato questa discussione. Ma Presidente, solo un minuto e chiudo, ma mi consenta solo un'ultima chiosa. Ne ho già dato i primi. Lei ha detto che occorre un governo forte e un Parlamento che lo accompagni. Attenzione Presidente, attenzione. Le democrazie sono forti quando è forte il Parlamento e il governo lo accompagna. Lei ha sollevato dei dubbi sulla nostra lealtà atlantista, sul nostro credo europeista, sul massimo e pieno e incondizionato sostegno al popolo ucraino. Ma lei sa bene, Presidente, che se lei intensifica lo scontro bellico armando, automaticamente lei affievolisce il canale diplomatico. Quindi non basta dire armiamo l'Ucraina e poi complimentiamoci con la Russia per il suo tavolo negoziale. Purtroppo da parte sua chiediamo un'intensificazione non di quello che è il conflitto bellico. Noi chiediamo l'intensificazione del canale diplomatico, dei tavoli negoziali. E quindi, Presidente, concludo chiedendole dignità, offra dignità al documento che le abbiamo dato, dove ci sono i problemi, ci sono le analisi, ci sono le soluzioni. Quella è la politica con la P maiuscola. Lì non ci sono bandierine. Chi lo ha letto non può dire che ci sono delle bandierine. Lì ci sono dei temi sociali. Noi le chiediamo di pronunciarsi su quei temi sociali, ma con delle parole altrettanto chiare come quelle che oggi ha usato il gruppo 5 Stelle Senato nei suoi confronti. Grazie.